Buongiorno e benvenuti. Come vedete siamo in una location un po' particolare, questo grazie alla visione di un, direi, pazzo locale quale Francesco Andreoli, che l'anno scorso ha lanciato questa provocazione volendo fare addirittura l'evento in spiaggia. Siamo riusciti a organizzare invece la prima conferenza stampa in spiaggia. Il tempo non è clemente, ma grazie a Portobello e a Nicola Mori siamo qua, insomma. Allora, buongiorno e benvenuti ancora tutti quanti all'ottava edizione di Discover Italy. Anche quest'anno Discover Italy sta crescendo. Abbiamo tre nuove regioni che partecipano, una per la prima volta che è l'Abruzzo, altre due che sono tornate che sono la Campania e il Piemonte. Abbiamo più di 100 buyer presenti che arrivano da tutto il mondo praticamente, con un particolare focus quest'anno sugli Stati Uniti d'America. Ne abbiamo ben 30 buyer che arrivano da questa destinazione che dopo Covid sta riprendendo alla grande i flussi turistici in Italia, e abbiamo una presenza di quasi 150 seller, quindi direi che la manifestazione sta crescendo sempre di più. Parto dalla coda, ovvero dai ringraziamenti. Ringrazio, leggo perché sono talmente tanti che me lo dimentico. Ringrazio i consorzi Liguria Together, Sestri Levantine, Portofino Coast, che come tutti gli anni mi danno una mano nell'organizzare l'evento nella maniera migliore. Ringrazio Mediterraneo Servizi che ci ospita. Ringrazio i comuni sponsor, quelli storici, Chiavari, Lavagna, Levante, Portofino, logicamente Sestri, Santa Margherita, Moneglia, e le new entry di quest'anno che sono Genova, Zoagli, Trapallo e i comuni del Parco dell'Alto. Ringrazio anche agli sponsor Blastness e Ita, che è il vettore ufficiale dell'evento. Ma entriamo nel merito un pochino di più dei numeri. Come vi ho detto, questa è un'edizione con oltre 40 paesi stranieri presenti, quindi diciamo un ventaglio di buyer che veramente rappresentano tutto il mondo, e una proposta turistica di tutto il territorio italiano. In questi due giorni ci saranno oltre 6.000 appuntamenti preschedulati tra buyer e seller. Inoltre, come vi dicevo prima, un ringraziamento alla Regione Liguria che ha voluto fortemente che ci fosse questo focus dedicato al mercato statunitense. Pertanto abbiamo oltre un terzo dei buyer che arrivano dal territorio statunitense. Un evento che è focalizzato su creare momenti di incontro tra domanda e offerta, ma che già soltanto, e quindi creare business alla fine, ma che soltanto in questi due giorni riesce a generare per il territorio, quest'anno mi sono dilettato a fare un po' di conti, circa 300.000 euro tra tutti quanti i servizi che vengono erogati. Ovvero trasporti, ovvero pernottamenti, ovvero cene, pranzi e tutto quello che viene offerto in questi tre giorni, perché l'evento è cominciato ieri, oggi e domani, a buyer e seller che partecipano. Ma direi che a questo punto è tempo di dare la parola ai protagonisti, i comuni, soprattutto gli sponsor e le istituzioni, e quindi incomincerei chiamando ITA, che è lo sponsor e vettore ufficiale. Chiamo per Francesco Carino, che è il Vice President International Sales appunto di ITA. Grazie. Grazie Paolo, buongiorno a tutti voi, è un piacere essere qui a Discover Italy. ITA Airways è molto coerente con i valori di Discover Italy, infatti promuoviamo il territorio italiano in tutto il mondo come compagnia e vettore di bandiera italiana. ITA Airways in questo momento ha tre priorità molto forti: la connettività, la sostenibilità e il Made in Italy. La connettività si sostanzia nel network che stiamo mettendo in campo. Quest'anno per la Summer abbiamo 57
destinazioni, 16 sul territorio italiano, 26 in Europa e nel Mediterraneo e 15 a livello intercontinentale. E l'intercontinentale è proprio il nostro focus principale. Settimana scorsa abbiamo aperto Chicago come destinazione su Roma. Roma è il nostro hub e 5 Stelle Skyjax, uno dei più efficienti al mondo, e da Roma abbiamo una connettività molto forte su tutti i territori nazionali e in particolare sulla Liguria attraverso 4 voli al giorno. Offriamo 500.000 di posti su Genova e quindi creiamo proprio un ponte dalle destinazioni del Nord America, del Sud America e dell'Asia su Genova, e siamo assolutamente orgogliosi. Nel primo trimestre abbiamo aumentato proprio su Genova il 23% di passeggeri in più rispetto all'anno scorso, e il 70% dei passeggeri arriva proprio in connessione, quindi arriva da una destinazione effettivamente prima di Roma, quindi facendo effettivamente hub su Roma. E questo è il nostro focus principale. Sostenibilità, in quanto stiamo investendo in nuovi aerei, quest'anno arrivano 26 nuovi aerei, abbiamo una flotta di 87 aerei, di cui 2/3 di nuova generazione. Alla fine dell'anno arriveremo a 96, nuova generazione significa 26% di emissione carbonio in meno, e quindi effettivamente un forte focus sulla sostenibilità. Made in Italy, in quanto siamo effettivamente diffusori dei valori del Made in Italy attraverso il servizio a bordo. Abbiamo i nostri menù curati da chef stellati, in questo momento Giancarlo Morelli. Le nostre divise sono disegnate da Brunello Cucinelli, quindi Made in Italy in tutto il mondo, e l'interior dei nostri aerei sono curati da Walter De Silva. Quindi nel momento in cui i nostri clienti americani, sudamericani, asiatici entrano a bordo dei nostri aerei, effettivamente sentono già il Made in Italy e l'Italia. Importante, quest'anno apriamo, oltre a Chicago, apriremo Toronto, apriremo il West Africa, Accra, Dakar, apriremo il Medio Oriente, Riyadh, Jeddah, Kuwait City, e sono tutte origini che sono fortemente attirate proprio dall'attrattività italiana, e quindi c'è un forte attenzione proprio a creare sempre di più una forte connettività. Qualche numero: l'anno scorso abbiamo trasportato 15 milioni di passeggeri con 2.4 miliardi di euro di fatturato, e l'orgoglio è che abbiamo raggiunto l'anno scorso il break even, e quindi stiamo effettivamente creando valore. E l'obiettivo è essere sempre più vicino a tutti gli operatori dei territori, soprattutto italiani, e fare squadra, come appunto in questo evento, che rappresenta sicuramente un forte messaggio di produttività in giro per il mondo, attirando sempre più eccellenze nei nostri territori. Quindi grazie mille e buona continuazione. Grazie per Francesco. Siamo sul palco l'assessore al turismo della regione Liguria, Augusto Sattoni. Grazie, buongiorno a tutti e tanti amici presenti. A proposito di muri, non è che noi vogliamo, magari dato il vento che è direi piuttosto pronunciato quest'oggi. La location è bella anche così, devo dire che questa baia, anzi, forse con una non presenza di persone, ma non saranno certo
contenti gli operatori e i ristoratori, ma devo dire ha un suo fascino unico. Parliamo di questa manifestazione che oltre a essere l'orgoglio di Sesto Levante, ringrazio il sindaco, ringrazio ovviamente tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione, l'amico Francesco Andreoli, ma insomma veramente tutti, anche tutti i comuni che vedo presenti nel Tiguglio, non solo a questa conferenza stampa, a dimostrazione che ormai è un evento non solo di un comune, non solo di una città, ma è un evento di un golfo come il Golfo del Tiguglio, ma direi di una parte importante a livello turistico della nostra regione come è la provincia di Genova, della sua complessità. E anche a me piace ricordare tutti quei comuni, diciamo, dell'entroterra della nostra regione che dobbiamo far sì che siano sempre più coinvolti in queste manifestazioni. Io credo infatti molto all'idea di dare un'immagine vincente a questi borghi che spesso non sono conosciuti come comuni della costa, ma che possono offrire un turismo direi alternativo, un turismo anche fuori stagione, quindi andando incontro a quella che è una delle nostre esigenze e una delle nostre prerogative, diciamo, quello di far sì che la destagionalizzazione non sia solo una parola, ma che diventi una realtà in Liguria. Questo ci permetterebbe oltretutto di migliorare dei numeri che nell'ultimo biennio sono stati numeri veramente importanti, perché tra il 2022-2023 abbiamo avuto una fortissima crescita di presenze turistiche, specialmente di presenze di persone che arrivano, di turisti che arrivano dall'estero. Ormai i turisti, diciamo, non italiani superano abbondantemente quelli invece della nostra nazione, e quindi puntare, come in questo caso, sulla presenza di tanti buyers che vengono appunto da tutte le parti del mondo è è stata una scelta, ed è una scelta vincente, così come una scelta vincente aver puntato in maniera particolare su quei buyers statunitensi, quindi del Nord America, che mai come l'anno scorso ci hanno premiato in termini numerici. L'anno scorso le presenze turistiche del mercato, diciamo, nordamericano hanno superato, rispetto all'anno precedente, che pure fu un anno importante, il 10% di presenze rispetto all'anno prima, ponendo il mercato americano al quarto posto con le presenze di Liguria, dopo la Francia, dopo la Germania e dopo la Svizzera. Quindi a testimonianza veramente di quanto sia un mercato in crescita. È un mercato che poi, a mio parere, il turista americano adora questi luoghi perché trova la storia, la cucina, il vino, la tradizione, direi, che probabilmente a casa loro non trova. E quindi, come posso dire, un buon lavoro a quelle 90 persone che qua vicino in questi due giorni stanno offrendo un'immagine vincente della nostra regione, e naturalmente un benvenuto a tutti i buyers che sono presenti. Grazie davvero. Grazie, assessore. Chiamo sul palco invece adesso chi ci sta ospitando nell'evento, ovvero Camilla Capozzi, la direttrice operativa di Media Ferrara. Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto nel comitato annunciato, Sesto Levante, per questa manifestazione che ormai da 8 anni si caratterizza come davvero un evento importantissimo per il farming di tutta la zona. Vi do il benvenuto al momento dell'annunciata. Discover Italy rappresenta per noi una grande sfida ogni anno. Nelle nostre sale si incontrano buyers e sellers, tantissime persone per uno scambio di informazioni all'interno del nostro convento. Forse non tutti sanno che il nostro convento da 500 anni rappresenta uno scambio di informazioni e di ospitalità, perché fin da quando c'erano
città dei Domenicani, questo era un luogo, un crocevia di persone che provenivano da tutta Italia, c'erano viandanti, naviganti, poveri, ricchi, così trovavano qua un posto dove scambiarsi informazioni e ricevere ospitalità e cibo. In un certo qual modo è rimasta, la funzione è rimasta quella, ovviamente si è modificata negli anni, però noi dopo 500 anni possiamo ancora una volta dare il benvenuto a una serie di persone che si incontrano e si scambiano informazioni. E questo non è una banalità. In un'epoca dove ormai gli scambi sono sempre più rari, scambi di viso, e siamo in un'epoca dove la digitalizzazione e addirittura l'intelligenza artificiale sta sostituendo l'intelligenza umana, potersi incontrare di persona è veramente un valore aggiunto inestimabile. Il motivo qual è? Il motivo ce l'avete sotto gli occhi. È il territorio ligure, il territorio di Sestri Levante, questa meravigliosa baia, è molto più facile scambiarsi informazioni in un luogo come questo. E quindi io ancora una volta vi do il benvenuto nel convento dell'Annunziata e spero che anche per tutti voi sia fonte di ispirazione per avere un buon lavoro e degli scambi proficui. Grazie Camilla. A questo punto riporto dall'assessore al turismo del comune di Chiavari, Gianluca Ratto, un breve discorso in quanto non ha potuto partecipare. Buongiorno a tutti, anche quest'anno il comune di Chiavari è partner del Discover Italy, una manifestazione che negli anni è cresciuta diventando sempre di più un punto di riferimento per il settore, con un'opportunità per far conoscere il nostro territorio in tutto il mondo, capace di valorizzare il Tiguglio. Purtroppo oggi non potrò partecipare alla conferenza stampa di presentazione, in quanto in questi giorni a Chiavari si sta svolgendo l'Economic Forum Giannini, da 3 giorni di approfondimenti sui temi di economia, imprenditoria politica, oltre al turismo, climate change e sport. Tengo particolarmente a sottolineare l'importanza di Discover Italy, 2 giornate dedicate al turismo e alla promozione del nostro comprensorio con le sue eccellenze, le sue peculiarità e il suo patrimonio storico-artistico. Un ringraziamento particolare agli organizzatori e ai partecipanti e un in bocca al lupo a tutti per l'avvio dell'ottava edizione. Grazie a tutti. Chiamo a questo punto il vice sindaco di Lavagna, Elisa Covacci. Buongiorno a tutti. Allora, io non posso fare a meno di ringraziare tutti voi, Paolo, Francesco, Nicolò, Matteo che si è occupato del Pre-Tour. Credo che siate una fantastica squadra perché questo evento sta crescendo quantitativamente ma anche qualitativamente. L'abbiamo visto ieri sera, sicuramente vi siete superati con questa cena, lo vediamo oggi. E l'abbiamo visto anche con le richieste che facciamo ogni anno come comune, che non rimangono senza risposta perché effettivamente anche la qualità dei diet che chiediamo noi, poi insomma ci state accontentando, quindi credo che sia necessario questo ringraziamento perché questo evento sta crescendo e sta crescendo nella maniera giusta. E poi credo anche che sia una delle pochissime opportunità per noi comuni di collaborare insieme, di fare qualcosa insieme. E questo è necessario, è fondamentale e quindi siete strumento per tutto ciò, quindi vi ringrazio. Grazie Lisa. Chiamo il sindaco di Moneglia, Claudio Magro. Benvenuto. Buongiorno a tutti, anche da parte mia un grande ringraziamento per l'organizzazione. Per Moneglia, come è noto, il turismo rappresenta il settore nevralgico dell'economia e quindi è non soltanto per gli operatori ma per tante famiglie che forniscono personale, quindi da posti di lavoro, quindi è veramente il settore cardine dell'economia e quindi è doveroso per l'amministrazione sostenerlo. Quindi ci fa piacere essere tra i partner di questa manifestazione che, come è stato detto, ogni anno cresce e vuol dire, mi pare che sia davvero diventato un punto di riferimento fondamentale. È stato detto della importanza
della collaborazione tra i comuni. Io sono sempre stato un sostenitore di questa importanza, non si può presentare sul mercato del turismo come singoli comuni, ma se si presenta come comprensorio si è sicuramente più felice. Grazie. Grazie mille. Torniamo a nord, in ordine in stretto ordine alfabetico, chiamo il vice sindaco di Portofino, Giorgio Daria. Benvenuto. Grazie, mi unisco appunto ai ringraziamenti a tutti e dico anche facciamoci complimenti perché questo avvenimento sta crescendo alla grande, questa manifestazione, e soprattutto, l'ho già sentito un po' accennato, ma è fatto alla vecchia maniera. Ma la vecchia maniera in modo molto positivo, l'incontro tra appunto i soggetti, la valorizzazione del territorio punto per punto, paese per paese, posto per posto. E veramente questa è una manifestazione che continua a crescere, ma perché? Perché è fatta bene e perché crea l'aspettativa e la prospettiva dell'incontro e della vendita del prodotto. Quindi io stavolta vi voglio proprio ringraziare. Gli anni passano e la manifestazione cresce, noi siamo alle SWOT, siamo alla sesta presenza, ed è veramente bello vedere come cresce e come cambia e come si sviluppa. E anche purtroppo il tempo non ci ha assistito, ma l'anno prossimo sarebbe bello essere di nuovo qua, anche in una giornata di sole, e così abbiamo avuto tutte le due situazioni. E quindi anche bella l'idea di trasferirci qua. E vi ringrazio ancora tanto e spero veramente, è una, perché bisogna dirlo, fatta veramente a livello comprensoriale, è una delle poche manifestazioni, però è stata fatta ed è fatta bene e ci fa crescere tutti insieme. Quindi ancora di più ringraziamenti a tutti, ai comuni, agli sponsor, ma veramente a tutti, perché è una manifestazione importante e che è cresciuta negli anni in maniera veramente importante. Grazie. Grazie mille. Do il benvenuto, perché è il primo anno che sponsorizza l'evento, all'assessore del turismo Elisabetta Lai del comune di Rapallo. Siamo meglio tardi che mai, vero. Ma quando si vede veramente che si fa comprensorio e non colluttorio, io amo dire questa cosa, perché spesso sciocchiamo la bocca di qualche cosa che in realtà è la nostra forza. Siamo una squadra perfetta, abbiamo delle peculiarità, delle differenze, delle caratteristiche che ci permettono veramente di giocare in nazionale, e non si possono perdere queste occasioni. Nel piccolo, un po' di tempo fa, con il carte più lungo del mondo, avevamo dato un piccolo assaggio di come tre paesi possono diventare un qualche cosa di incredibile a livello mondiale. Ora, quel tappeto immaginario che si estende in tutto quello che è la nostra vera bellezza è veramente riconosciuto e si riconosce in questi momenti. Grazie a tutti e grazie anche alle regioni che si stanno unendo, perché io ho un po' nel cuore l'Abruzzo, l'Abruzzo che ha avuto anche il coraggio di cambiare lo stemma con il guerriero di Capistrano, e quindi devo dire benvenuti veramente, perché la differenza anche di queste regioni che l'Italia offre è qualcosa di eccellente. Grazie a tutti. Grazie mille. Siamo l'assessore al turismo del comune di Santa Margherita, Patrizia Marchesini. Benvenuta. Buongiorno a tutti, io porto i saluti da parte del comune di Santa Margherita e ringraziamenti agli organizzatori e al comune di Sesto Levante che ci ospita. Santa Margherita da sempre ha sponsorizzato e ha partecipato a questo evento, evento importantissimo proprio perché manifesta la comprensorialità dei territori. Ieri ci trovavamo con alcuni bagnare anche da Durazzo e da lì potevano vedere della bellezza del nostro golfo, del nostro territorio, e credo che quella sia l'immagine più bella per loro, perché potevano vedere il monte, il nostro parco, il mare con l'area marina e tutto il golfo che ci vede protagonisti e che sicuramente potrà incantare anche tutti gli ospiti che si stanno scambiando
incontrando, perché sicuramente sia dalla enogastronomia, che quest'anno sta diventando fondamentale nella vendita del prodotto, così come il nostro territorio. Siamo credo un territorio importante e quindi dobbiamo valorizzarlo, e ci stiamo riuscendo, e grazie a voi perché vi state impegnando per farlo. Buonasera. Grazie mille. Siamo Gianluigi Pugliere in rappresentanza dei comuni del Parco dell'Alto. Ciao Gianluigi. Finalmente ci vediamo dal vivo. Esisto ma non esisto. Allora, niente, un anno fa tra questi banchi nasceva un progetto ambizioso che ha dato vita poi a questo progetto pilota di unire entro terra e costa, di sviluppare questa sinergia con gli amici di Porto Fino Costa, di We Are Together. Insomma, è stato un progetto che ha preso vita esattamente qui un anno fa, che ci ha portato a sviluppare tutta una serie di iniziative che dopo il progetto pilota ci hanno permesso di coinvolgere nuovamente il territorio in alcuni incontri che abbiamo fatto a Chiavari, che abbiamo fatto qui a Sette Levante, a Rapallo, per raccogliere un po' un feedback delle informazioni. E tutto questo lavoro degli ultimi 365 giorni oggi posso dire che ha finalmente acquisito un senso, ci ha dato un orizzonte temporale, un panorama, una strategia da seguire, che necessariamente ci ha fatto puntare in prima battuta sul tour operator. Quindi oggi essere qui per noi è molto importante, perché pochi giorni fa abbiamo portato un gruppo di 32 canadesi in Val d'Aveto, a Rezzo Aglio, all'interno di un tour di 10 giorni che era organizzato a Chiavari. Grazie in questo Discovery Italy 2024 abbiamo provato 5 tour operator a fare un percorso di scoperta del nostro entroterra, sono rimasti molto soddisfatti ed ecco, quindi inizia forse di nuovo oggi una nuova la possibilità di costruire qualcosa di nuovo, ecco, che spero sarà portato avanti anche da chi mi seguirà in futuro, perché ovviamente non sarò eternamente presidente del consorzio della montagna della Pienza del Papa. Grazie a tutti. Grazie mille. Passo la parola al sindaco di Sestri per un breve saluto, il sindaco Solinas. Sì, chiedo un saluto, lo faccio molto volentieri, benvenuti a Sestri Levante, benvenuti in questa baia che anche con la pioggia vedete che è fantastica. E è un evento questo che merita il ringraziamento da parte di tutti gli amministratori. Perché? Perché è la dimostrazione dove a fronte di una disponibilità delle amministrazioni a mettere degli strumenti a disposizione, gli imprenditori fanno cose positive per il territorio, fanno favore naturalmente a loro stessi, ma indirettamente tutto il territorio ne guadagna, e ne guadagna bene, perché questo evento, che credo sia l'unico nel suo genere in Liguria, e quindi è assolutamente meritevole, è un evento che porta in alto il livello del turismo. Poi i turisti sono benvenuti tutti, ma questo è c'è particolarmente caro. Grazie di nuovo, benvenuti. Grazie sindaco. Chiamo presidente, adesso passiamo ai consorzi. Chiamo Michele Lombardo, che è presidente del consorzio Sestri Levante Inno. Ciao Michele. Ciao Paolo. Buonasera a tutti. Allora, io volevo dire, innanzitutto ringrazio Paolo per l'organizzazione di questo evento stupendo. Noi come consorzio ci conosciamo un po' quasi con tutti, perché rappresentiamo sempre Sestri Levante a livello di incami, quindi alle fiere, e per me è una delle fiere più belle, dove si crea un clima più bello. Questo sicuramente grazie a Paolo, e grazie a noi, e grazie a Liguria Together. Noi ci abbiamo creduto subito dalla prima edizione. Questo per noi come consorzio è uno degli eventi in assoluto più importanti, dove contribuiamo a livello economico maggiormente, perché ci crediamo tanto. Quando noi andiamo alle fiere, tante volte ci troviamo a dover spiegare dove sa essere, cos'è Sestri. Noi qui abbiamo, noi siamo di più facilitati, perché è qua l'evento, la nostra cartolina è la Baia del Silenzio, quindi tutti i tour operator non dobbiamo più spiegare dove siamo, cosa facciamo, perché lo vedono con i loro occhi. Il nostro auspicio è appunto che cresca sempre di più, fino a che ce lo consentirete, e di ospitarla sempre a Sestri. Ringrazio l'amministrazione di Sestri, ci ha sempre creduto, anche quest'anno ci ha creduto tantissimo, e i risultati si sono iniziati a vedere già da ieri sera, quindi grazie.
vorrei cogliere l'occasione, velocemente, che ho occasione di incontrare tutti gli amministratori locali, soprattutto del territorio, di farvi un appello. Questa è una cosa un po' fuori programma, ma un secondo. Noi quando andiamo alle fiere ci rappresentiamo sempre Sestri, come tutti voi rappresentate i vostri comuni e tutto. Però in Italia c'è il Gargano, c'è la costiera amalfitana, ci sono un sacco di zone molto importanti che sono raffigurate a livello comprensoriale. Il Tiguglio, che è bellissimo, perché è una delle zone più belle d'Italia, non ha una vera rappresentanza comprensoriale. Iniziamo a lavorare su questo, potremmo essere sicuramente molto più forti, perché se noi diciamo anche un turista che viene qua da vent'anni, ah, sei andato nel Tiguglio? Sei andato a Sesti, sei andato a Arpallo, sei andato a Portofino, sei andato a Santa, però dobbiamo secondo me iniziare a lavorare su questo. Noi del consorzio ci crediamo e siamo a disposizione di tutti per fare questo lavoro tutti insieme. Grazie a tutti e grazie a tutti. Grazie Michele. Chiamo il presidente di Portofino Coast, Alessandro Sauda. Buongiorno a tutti e grazie di averci invitato e di averci fatto partecipare a questa iniziativa perfetta, perché è proprio quello che Portofino Coast ha sempre voluto fare in questi 30 anni, cioè mettere a sistema il territorio, far lavorare i compressori insieme, e questo è stato fatto in maniera perfetta da questa organizzazione e da questa linea. Quindi mi collego a quello che avete detto anche voi, quindi vedere insieme amministrazioni, parti datoriali, associazioni di categoria, tutti insieme che collaborano per un'iniziativa di questo tipo, porta veramente all'idea che abbiamo una visione di territorio. Mi collego anche a quello che è stato detto in precedenza, il discorso del comprensorio è un obiettivo, e un evento di questo tipo dimostra che lo possiamo fare tutto l'anno, in tanti momenti, in modi diversi, ma con questo tipo di spirito. In quest'anno poi vi ringrazio perché ci avete dato a partecipare in maniera più attiva, diciamo, all'iniziativa. Abbiamo lavorato per esempio sul discorso del pre-tour, portando in giro Daia in questo territorio, e penso che già questo abbia portato il risultato che doveva portare, perché sono rimasti tutti quanti meravigliati del servizio che abbiamo, da Chiavari fino all'altra parte, fino a Santa Margherita a Portofino. E vi ringrazio e continuiamo così, cioè, meglio di così non può andare. Grazie. Grazie Sandro. E per un saluto finale siamo sul palco Francesco Andreoli, presidente di Vivura Together, che finalmente adesso si prende un po' l'acqua anche lui. No, presidente di Vivura Together, ma soprattutto il vostro nuovo DJ. Ecco. La Discover Italy è l'unica fiera del turismo in Liguria. Partiamo da questo presupposto e qui potremmo anche terminare, nel senso che questa frase dice tutto. Ci sono state negli anni, soprattutto prima del Covid, delle iniziative, dei tentativi e di altre realtà di fare delle fiere del turismo, purtroppo non sono andate bene, purtroppo per la nostra regione. Questa sta andando in un certo modo perché c'è un qualche cosa di direi particolarmente atipico per quanto riguarda la nostra regione, cioè la collaborazione, l'unione tra le associazioni, la sinergia tra pubblico e privato fondamentale, e soprattutto la sinergia con regione, che è comunque capofila per quanto riguarda l'assessorato al turismo e tutte le iniziative. Questo è il risultato di tutte queste collaborazioni, altrimenti se non fosse così molto probabilmente oggi non saremmo qui e avremmo fatto la fine di altre iniziative passate. Ora, per concludere, penso già alla prossima edizione e farò del mio meglio per invitare non 500 persone come ieri sera, ma mi sono posto meno 600, 650, 700, ecco. Poi vedremo con il sindaco
dove, come farla, eccetera, e mi immagino qualora Ita volesse continuare a collaborare con noi, un percorso, un momento, anche un Ita Lounge all'interno proprio della serata, con una costruzione e un qualche cosa che possa proprio identificare, oltre il roll up, ma una cosa veramente di un certo tipo e di un certo livello. Ci saranno nuove sorprese per quanto riguarda l'anno prossimo, la prossima serata inaugurale, sia per quanto riguarda il food che per quanto riguarda soprattutto il beverage, nel senso che sono temi trainanti del nostro del turismo, e mi auguro che l'amministrazione locale provveda a costruire un altro piano all'ex convento dell'Annunziata, perché i posti sono terminati e quindi iniziamo a pensare a qualcos'altro di diverso. Grazie. Grazie Francesco, ringrazio tutti e colgo l'occasione di agganciarmi a quello che appunto diceva Francesco, ovvero la prossima edizione. Vi do le date, sarà il 27 e il 28 di marzo 2025, quindi torniamo sul nostro solito periodo. Abbiamo già parlato con l'ex convento e abbiamo già fissato le date, quindi tutto si svolgerà in quei due giorni. Grazie ancora a tutti e buona giornata.